Dicevo anche prima, ragazzi, ovviamente la pasquetta um, sarà molto concentrata sul nostro Eddard perché assolutamente sì, Patato, anzi, fai ciò che devi e poi visualizza l'andamento del distintivo perché, sì, ragazzi, il nostro deve assolutamente completare tutto ciò che deve fare in questo episodio. Assolutamente sì. Quindi sono arrivati i tuoi amici, caro mio, tu potresti assolutamente mm, abbracciarli, anche perché nella mia fantasia ragazzi, ehm, ovviamente loro sono venuti per festeggiare la Pasqua, per carità, tutto bel, tutte belle cose, eccetera, eccetera, però, scusate, la pasquetta, però poi sono venuti anche per riportare a casa i propri figli, ovviamente, no? Quindi responsabilità civica 4 su 8. Ok, zone di ripulizia. Ok, perfetto. Ripulire ci mettiamo poco perché ci sono i piatti. Arte e mestieri, disegno e dipinti. Ne mancano due. Mm, a me, fondamentalmente, ecco. Ok, un punto l'ha ottenuto con uh, la forma. Ok, perfetto. infine dai dei doni, avanzamento, ok, oh, oh, ok, voglio finire di dare dei doni ragazzi, quindi possiamo farcela. In questo episodio potremmo, potremmo riuscire a fare tutto oggettivamente, quindi forza. Ma cara, potresti andare via dal bagno? Io capisco il tuo, le tue necessità, però scusami, non è proprio carina questa cosa. Non è per niente carina. Cacciala via dal bagno Cioè, vabbè, Dopodiché Ovviamente il nostro Mi prende una porzione insieme E si siedono insieme qui Poi chi c'è dice lui Chi non c'è Amen Prendi una porzione anche tu tesoro E secondo me ragazzi um, Dovresti asciugare qua però Linette Veramente Dopo aver asciugato, prepara anche delle bevande quindi mixa la bevanda, facciamo tè freddo questa volta. Qua come ve la state cavando? Tutti bene? Patato, hai finito quello che dovevi fare? Perfetto. Non sei andato in bagno, patato, dai, vai in bagno, forza, patata. Velocizziamoci, quindi tu vai di qua, perché altrimenti, ragazzi, come sempre, il delirio. Troppe persone, troppe persone, troppe persone. Patato, poi rivestiti però, ti prego, perché vorrei veramente che tu mi ripulissi tutto. In modo tale da magari terminare, no? I tuoi doveri? Quindi forza, datti una mossa, Patato. No, basta con sta bici, fine della storia. Vai a ripulire. Mm. Forza, ripulisci. Ragazzi, queste cose mistiche, vi giuro. Uh, il club drammatico inizia fa 30 minuti, ma tu cosa dovevi fare per il club tesoro? Che io non ho neanche guardato, oh, mamma mia, ragazzi, proprio eh, rapita completamente da queste cose, mm, ok. Nella recitazione dei drammi usando uno specchio selezionando il sim. Oh mamma santa, ragazzi, eh, non l'ho proprio visto. Eserciti nei drammi, dai. Tanto tu sei esperta in queste cose. Puoi esercitarti tesoro. Tu qui che stai facendo Claudette? No, non è il momento Claudette tesoro. Lavoriamo rapidamente sul nostro Eddard. Anche perché ragazzi sarebbe carino, no? Festeggiare il compleanno oggi, visto che è un giorno di festa. Quindi patato, forza! Puoi farcela. Ripulisci tutto. Bravissimo. Portali a casa, ovviamente, tu sei un bravissimo fanciullo, bravo. Mentre, vabbè, tu stai, ti stai esercitando perché praticamente devi già andare via. Patata, ma tu non sei andata in bagno a fare ciò che ti avevo chiesto? <ride> Ragazzi, la tragedia. Eh, patata, tu dovresti andare. Non so se sei riuscita a esercitarti nei drammi. No, non hai fatto in tempo, però bella attività, veramente. È vero che è festa, però vai, ma guardate che carina, ragazzi. Ma è meravigliosa. E lei, peccato, non sia una gonna. Eh, lo so, tesoro. Lo capisco. E lei sta andando via? <ride> sì, ma per poco, torno presto. Ok, va bene, tesoro. Non c'è bisogno di risponderle in questo modo così scortese. Lo sai? Va bene, ok. Lasciamo stare, ragazzi, veramente. Lasciamo stare. Quindi fatemi tenere sott'occhio il nostro Eddard, perché Tesoro visualizza assolutamente l'avanzamento del distintivo. Abbiamo completato anche la responsabilità civica, ragazzi, yes! Quindi dobbiamo... va bene, i disegni dopo. Dobb... Io voglio lavorare su questo, dare dei doni, perché assolutamente sì, dobbiamo lavorare su questo. Patato, però non ti posso più vedere conciato così, ragazzi, cioè li rendo tutti felici perché puzzano, poverini, mi dispiace troppo. Ehm, vieni qui, quindi dai il regalo, regala amichevole, regala, 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 una pozione dell'emozione e poi potresti regalare la rana. Patato tesoro, avevi sbagliato strada, cioè non lo so, scusate, ma dai il regalo, regala amichevole, potresti regalare una rana terricciostriata, dai. Teniamoci quella che vale 100 Simone un tesoro, non per altro, ma tua sorella è rimasta sotto la doccia in eterno. Ok. Si trova al club drammatico e lei ovviamente, ragazzi, lavora sodo e come. E come se lavora sodo? Anche tu stai facendo la doccia, perfetto, quindi occupiamoci di Eddard. State parlando voi due? State parlando voi due? Notate, ragazzi, quanto è, quanto è calato qui. Lui è molto flirtante. Ascolta, cosa gli stai dicendo? Fai una serenata in totale autonomia, tesoro. Ma ti adoro, sei troppo carina. Però secondo me sta cantando lei adesso, sta solo cantando. Um, secondo me sì. Eh sì, lei saluta tutti, secondo me stava cantando lui, le ha mandato questo bacio e lei subito si è, è tornata sulle sue, quindi impara a conoscere, uh, cerca di chiacchierare anche con lei, racconta una storia stravagante, lui quindi ragazzi un po' ci rimane male, però non può fare altrimenti perché lo sa che, questo, cioè, che in questo periodo um, è così, cioè nel senso lui lo sa che purtroppo in questo momento... Eh, così la situazione non... Tra virgolette non può farci niente Anche se poi in realtà, ragazzi, così non è Allora, facciamo... Eh, gioca con un compagno di squadra Gioca con Akira Contro Jay e Dina Dai, perché no? Giocate, ragazzi Divertitevi anche un pochino Oh, patata, sei pronta? Perfetto Tu... Mi vai a giocare Perché magari riesci anche... Quindi gioca per ora da sola. Mi riesci magari anche a, ehm, a raggiungere il livello 10? Perché no? Allora, allora, allora fatemi vedere l'avanzamento del distintivo qui, com'è. Sì, ma ne manca uno. Patato, ci stai facendo sudare, però. Eh, questo coso, ti prego. Dai il regalo, regalo amichevole. Uh, dagli sta rana, veramente ti prego, patato, dagliela, sta rana. Ho oh, questo regalo per te, per me. Beh sì, sei il mio migliore amico. Ho oh, una rana, fantastico. Potremmo fare esperimenti in laboratorio. No, patato, ti prego. No, queste cose anche no, davvero. Ti supplico, no. Quindi no, veramente ti prego. Non è sufficiente per accogliere il tratto responsabile, va bene, ok, ma Cersei non me la immagino che sa quanto di responsabile, ragazzi, ve lo dico proprio. Ve lo dico sinceramente, anzi, fai una cosa, patata. Fai questa cosa qui, appunto. Um, eserciti nei drammi perché lei è il tipo. Quindi vai, eserciti nei drammi, tesoro, quando vuoi proprio. Non esitiamo. Guardate, lei, ragazzi, è agile come una scimmietta ormai. Questo ormai so. È tua, ok, perfetto. Tu, patato, non resterai chiuso qui per sempre, vero? Tu hai fatto tutto quello che dovevi, devi solo aspettare, praticamente, tuo fratello che. Si dia una mossa. Quindi a questo punto direi che potresti venire qui e perché no? Giocare con tua sorella. Dai, mi piace questa cosa. Allora, dunque, patato, tu ormai dovresti lavorare da quanto, se non sbaglio, soltanto sul movimento. Diciamo. Perché ecco, tutto il resto è completato, ragazzi. Quindi dobbiamo fare praticamente due disegni, dipinti o, o creare oggetti e svolgere attività ginniche. Però loro non possono, proprio mi sa, svolgere attività ginniche. Uh, no, infatti, che non sarebbe male, magari, farli fare flessioni o cose del genere. È vero che questo eh, accade perché è un club. È una, una cosa comunque pensata, ovviamente, anche per quando sono adolescenti. Però io vorrei che lui concludesse. Um, tutto prima perché ragazzi avere una um, diciamo questa educazione così rigida uh, nell'infanzia secondo il mio punto di vista poi spiega il perché il nostro sia così rigido durante la sua adolescenza ovviamente boom patata ti sei fatto male spero veramente di no state giocando voi qua cosa sta stavate facendo ok lei chiacchiera un po con tutti Stefani Tesoro, tu ti isoli sempre dal gruppo. Però è triste questa cosa. È veramente triste. Quindi rallegra, tu Arvein. Lui ragazzi, butta sempre un occhio sull'Inet. Vai con un compagno di squadra. Mm, facciamo sempre voi, dai. Sì, fantastico, meraviglioso. Ok, perfetto, i nostri sono qui. E noi ragazzi dobbiamo seguire Eddard, quindi scusate ma. Oggi sarà un po' così. Vorrei festeggiare il compleanno di Eddard, ragazzi. Mi, mi piacerebbe assai questa cosa, quindi vediamo un po' se ce la facciamo ovviamente. Chi ti chiama tesoro? No, 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 dice lei assolutamente no. Quindi racconta una storia incredibile. Secondo me, lei un po' cerca anche di prendere confidenza, chiede della scuola con i figli dei suoi amici. E fondamentalmente, ragazzi, secondo me farebbe qualunque cosa pur di non parlare con suo marito. Ma in casa con l'ombrello ballate voi? Ragazzi, vabbè, ma che vi devo dire, ma fate quello che vi pare. Oh, perfetto, quindi devo lasciarti ballare. Devo lasciarti ballare, patato, balla. Balla, balla. Tu tesoro hai fatto quello che dovevi? Hai finito di... no l'hai fatto al... allora guarda eserciti nella recitazione, perfetto, allora puoi esercitarti nella recitazione davanti a uno specchio perché sarebbe proprio l'ideale, l'ideale l'ideale, quindi eserciti nei drammi vai, patata vai in camera tua ed esercitati. Anche perché ragazzi, proprio, mh, cioè, realisticamente, non possono restare qua gli anni. Nel senso, finita questa giornata dovranno andare via perché... No, 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 gioca dentro no, scusa patato, no. Dovresti asciugare perché anche i ragazzi, gli amici, devono tornare a casa comunque con la famiglia. Quindi gioca una partita multigiocatore, potresti coinvolgere gli altri nel frattempo, visto che sono tutti impegnati con le varie attività... Coinvolgi gli altri tre che non lo sono. Patato tu, fammi sta gioia, ti prego, sbrigati a finire di ballare. Perché assolutamente sì, è vero che è fantastico, insomma, ti diverti, tutto quello che vuoi, però... Insomma, diamoci anche una mossa. Ma chi è sto tizio? Marco Mariani, adolescente. Eh, senti odore di adolescenti nell'aria, eh? Livello 9 di abilità motoria. Sirion, ok, perfetto. Lei è stanca ragazzi, lei è stanchissima. E lui sì, ci sta qui volentieri a giocare con lei. E secondo me, vedete, loro stanno parlando. Bambini, tra poco... Iniziate a mettervi in testa che non starete a dormire qui stasera, eh. Sapete come fanno i genitori. Devono prepararli sempre i figli quando si tratta... Che arriva il momento ragazzi di andare via. Quindi... Sì, Brienne ha completato l'aspirazione, ti adoro! Ha Appena realizzato il proprio sogno di infanzia di diventare una piccola atleta, tratto guadagnato dati fisiche, sviluppa più rapidamente le abilità fisiche, brava patata! Ha raggiunto il livello 10 di abilità motoria, quindi puoi venire qui, tesoro. E, 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 facciamo che. Mm, no, non qui, scusami patata, uh, facciamo che guardi la partita dai! Natata, ma tu non sei andata su a fare quello che ti avevo chiesto? Proprio ragazzi, una disfatta. Quando non ti ascoltano, non ti si fila nessuno. Vai qui, tesoro. Non è difficile. Lei fuori qui con Iciro? No, tesoro, dai. Veramente, non ce n'è bisogno. Mangia il tuo hamburger. Basta sfogartela con un bambino. Non ti stai divertendo perché non vieni qui a guardare la partita dei tuoi figli. Quindi guarda la partita, o meglio, di, di tuo figlio, perché ce n'è coinvolto solo uno nella partita. Quindi, forza, tutti in casa, su, questo con la maschera, ragazzi, fantastico. Patato hai ah, finito. Oh, perfetto! Ora visualizziamo l'andamento del distintivo, ragazzi. Manca soltanto questo oggetti, disegni e dipinti. Quindi, a questo punto, direi che noi ce ne andiamo qui, ragazzi. Festeggeremo molto tardi, perché sicuramente festeggeremo molto tardi, ma almeno... Um, questi posso toglierli? No, questo però... Sì, è un tuo disegno. Quindi sì, vieni qui e crea oggetti primaverili. Ti prego, patato, rapido. Arvei tu... Uh, mamma santa, ragazzi. Secondo me lui ora un po' si sfoga, quindi vediamo, chiede della sua giornata, del tipo ma te com come va con tua moglie? Ovviamente ragazzi a bassa voce, eh, cioè ci sono insomma, le mogli lì vicino. E secondo me sì, lui appunto dirà ai suoi amici, condividi un segreto che va veramente, veramente male. E poi rivelerà un segreto recondito ad Akira che ovviamente è il suo migliore amico ragazzi, quindi è diversa la situazione diciamo tesoro ma non hai ancora mangiato Linette ma davvero cioè fai sul serio Linette piove tantissimo quindi ora metto tutto qui Linette ti devi prendere qualcosa prenditi una stramalefica porzione ti prego perché qui ecco questo già fa schifio direi che basta eh, e questo tra pochissimo, ecco, basta anche lui, quindi ti prego Linette, su, capisco il malumore, però santo cielo. Eh. E secondo me guarda un film con lei, potrebbe guardare un film con le signore, quindi possiamo fare con lei e con... Non dirmi che non la conosci, no ragazzi, vi prego, perché non conosci Dina? Ma stai facendo sul serio, fai una presentazione allegra Linette, ti prego. Forza! Così poi vi guardate un bel film. Ragazzi, è sconvolgente questa cosa, vi giuro. Tu, Patato, sei ancora qui, datti una mossa però, eh. Veramente, velo velocizzati, Patato, perché altrimenti qua facciamo notte. Tu eserciti nei drammi, forza. Ah, non puoi usare questo specchio qui. Ok, ragazzi, io l'avevo messo più che altro come una cosa decorativa, in realtà. Perché vai qui, allora, patata. Allora, fai una cosa: guarda in camera tua. Sei in camera tua sola, soletta. A questo punto, esercitati così nei drammi. Dai, esercitati. Ciao, è stato bello. Guarda il film attuale insieme. Forza, tutti insieme. Loro parlano tra di loro. Allora, eh? Sapete già, vuole portarmi a fare un viaggio, e lei è fortunata. Qua non si va mai da nessuna parte con Akira. Sì, è una cosa, vedete, loro. Le ragazze parlano tra di loro. E le ragazze, no? Quindi chiedi della carriera. Facciamo entusiasmati per la nuova serie TV. Anche se, qua, ragazzi, è relativo perché. Lei non dirà niente davanti a Dina perché, non. Cioè Le dà fastidio comunque raccontare tutto davanti a Dina. E quindi, no, ragazzi, non dirà assolutamente niente. Complimentati per l'abito. Patato, io ti sto tenendo d'occhio. Ti tengo d'occhio. Facci questo regalo per favore, datti una mossa proprio cioè a questo punto ragazzi concluderei l'episodio quando il nostro Eddard avrà terminato di fare tutte insomma le sue cosine ma il compleanno ragazzi lo festeggerò nel prossimo non odiatemi lo so lo state aspettando da tanto tempo però nel prossimo episodio ci sarà a tutti gli effetti il compleanno dei gemelli perché sì ragazzi adesso farlo di fretta è già mezzanotte e mezza cioè mi mh, dà l'idea come di togliere qualcosa tu non hai problemi cioè, insomma, Jay non ha problemi con Dina e io ho problemi con Linette, ma ti rendi conto? Eh, lo so tesoro, eh, va così il mondo, caro. Quindi vai anche... No, guarda, la doccia ora non ti serve oggettivamente, però prepara qualcosa da mangiare perché a breve dovrete mangiare qualcosa. Dai, un formaggio grigliato che è una cosa rapida rapida. Allora, tu patata vai a dormire perché stai svenendo. Veramente non ce la fai più e quindi ora te ne torni nel tuo letto, che sicuramente ti è mancato tantissimo. Tu, patata, una tragedia proprio, una tragedia, veramente. Vai in bagno, madonna ragazzi, dappertutto, ste bici, vi prego, smettetela. Fai via come una campionessa, ti fai una doccia e poi anche tu a dormire, perché direi che è proprio il caso di andarsene a dormire. Assolutamente sì. Tu? Tu, per favore chiedili della giornata, cerchiamo di chiacchierare un altro po', parla della pioggia, discuti magari con lui degli interessi, insomma, mm, condividi un segreto, poi asciuga però patato, eh. E io ragazzi, oh ce l'hai fatta, patato bravo, bravissimo. Ti manca solo un disegno. Dai, eh, celebrazione per la mezzanotte, perché qui è luna di notte, ormai voglio dire, ci sta. Tesoro non ti incavolare. Pensa a guardare quello che devi guardare, davvero ti prego. Quindi, lui è qui che prepara qualcosa da mangiare. Qui poi, ragazzi, dovrà ripulire qualcuno di voi. Fatemi vedere come stiamo messi con i valori caratteriali. Eh. Patato. Poi dovrai sparecchiare tu, eh. Perché? Ti aspettiamo che lo fa tua sorella. Ma, patata, perché non sei andata in bagno? Oddio, ragazzi, quando fanno così, veramente? Fai pipì e fatti una doccia. Ma è difficile, veramente? È così difficile, non lo so. Tu ce l'hai fatta? Guarda, neanche chiedo. Neanche chiedo più, ragazzi. Cioè, debuggati e dormi, patata, dormi. Ti prego, veramente dormi. Oh. Tu una gioia me la stai dando, patato. Grazie, impara a conoscere. Oh, va bene, Pasqua da non Pasquetta da non ripetere, ok, va bene Probabilmente, ragazzi, il malumore è stato più, mh, secondo me, si è fatto sentire di più Perché Linetta è riuscita, diciamo, a contenersi il primo giorno, cioè a Pasqua Però, ragazzi, non a Pasquetta, cioè, è stato troppo per lei In questo periodo lei lo ha fatto veramente solo per i bambini di vedersi anche con gli amici, perché lei non avrebbe voluto, non, non trova conforto in questo momento, vedete, in queste situazioni, è sempre triste, non riesce a divertirsi, quindi direi che a questo punto, ragazzi, noi terminiamo il raduno dei fantastici otto, Linette terminerà anche il raduno, ehm, ah no, Arvey deve terminarlo, scusate ragazzi amici, più di prima, termina il raduno, perché sì, ragazzi, basta così. Cioè, oggettivamente, l'inette non ce la fa più, ragazzi, quindi basta. Tu prenditi una porzione perché hai fame, quindi è il caso che mangi qualcosa. Patata, io non so cosa dirti davvero. Vuoi dormire? Dormi, non è difficile. Santo cielo. Dai, patato, che devi anche mangiare qualcosa. Cerchiamo di darci una mossa. E voi due, eh, basta salutatevi, insomma. Arrivederci. Patato, mangia qualcosa, dopodiché te ne vai a letto perché è tardissimo. Sono le tre, cioè, voglio dire... È tardi, tardi, tardi. Lui è insicuro, ragazzi, e secondo me un po' con... chiederà a lui di passare del tempo assieme, del tipo, puoi, tra, puoi restare ancora un po'... Però, se glielo devi chiedere, chiediglielo ora. Perché altrimenti. O, do, o adesso. O mai più. Forza. No. Forse. Ma dov'è? Hanno già andato via? Ok. Allora, forse vuoi provare? Siediti. Lui cercherà di parlare con lei. Ehm. Um... Io, secondo me, la prende molto alla larga. Chiedi della sua giornata, del tipo allora? Ti sei divertita? È stata una bella giornata? Sono stati due giorni molto intensi, ma l'avevamo promesso ai ragazzi. Eh? Almeno, <ride> certo, peccato che non c'è stato il sole, no? E lei sì, l'avevamo promesso. Quindi è stato stancante, avrei voluto non farlo. Ora la casa è un disastro e tanto a chi toccherà pulire ovviamente la sottoscritta. No, ma che patato! Ecco, ci manca solo questo a dare il colpo di grazia all'inet, ragazzi. Solo questo ci manca proprio. E quindi si sì, guarda, proprio due giorni strepitosi. Poi si alza, va in bagno, ragazzi, si fa una doccia, dovrà mettere l'annuncio e poi andrà a letto. Dal canto suo, ragazzi, lui la vede. Felice che almeno le abbia rivolto la parola, però secondo me, ragazzi, felice neanche per un po'. E quindi, Patato, ce l'hai fatta! Visualizza l'andamento del distintivo, tutto completato, bravo, Patato, bravissimo! Bravissimo, davvero, bravo, bravo, bravo. Ora dovresti soltanto raccogliermi tutti i distintivi. Perché, cioè, devi oggettivamente farlo, Patato. Mmm... Sei stato bravissimo, davvero. Ragazzi, so che è stato un parto, però ne è valsa la pena. Io ci tenevo tantissimo perché, ripeto, mh, questa formazione che lui ha avuto con gli scout eh, influenzerà tutta la sua adolescenza e ovviamente anche la sua, la sua vita. Promossa scout e degree. Vabbè, ora iniziano ad arrivare tutte promozioni, ragazzi, ovviamente. Quindi, vabbè, prendi come ti capita. E quindi ci tenevo veramente, veramente tanto che Eddard ottenesse tutti ehm, i distintivi. Ma Patato, perché sei ancora qui? Però, vabbè, dettagli. E quindi, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo concluso la sfilza di episodi dedicata al weekend. So che sono stati tantissimi, ragazzi. Eh, spero comunque di cuore che vi siano piaciuti. Eh, io mi sono divertita tantissimo a registrarli perché lo aspettavo da tanto tempo. Se non ho fatto crescere prima i gemelli, oltre al discorso di Eddard con. Ehm, sì, lo so, tesoro. Hai ragione, devi anche pubblicare l'annuncio. Però mi sa che l'annuncio si pubblica dal telefonino. Io non mi ricordo mai. Sì pubblica un avviso sull'animale scomparso e poi dormi um, al di là dicevo del insomma dei distintivi uh, ragazzi non ho neanche voluto fare mh, con Eddard questa cosa, anzi già io vi dico una cosa che in questo giorno io no, non posso farlo perché ormai è già arrivato il giorno dopo Volevo farlo qui però ragazzi, non mi sono resa conto dell'orario. No, non possiamo. Ah beh giusto, lo sto facendo con lui ragazzi, mamma mia. Proprio buonanotte a me, tra le altre cose. Eh, ecco, aggiungeremo un evento ragazzi e aggiungerò, ovviamente lo faccio con voi adesso prima di salutarvi, una bella festa di compleanno. I festeggiati ovviamente saranno Eddard e Tyrion Gli ospiti Tutti i loro amici Tutti i Ragazzi io non ho... Ma che cosa hai in testa? Vabbè Non ho... Non voglio pensare ragazzi al panico che si creerà in questa casa Vi giuro Non voglio pensarci Però sarà sicuramente una cosa divertentissima E quindi molto molto volentieri La nostra assumerà ovviamente un fornitore di catering Perché vuole... Il mixologo? No, perché è una festa per bambini. Ma che ci dobbiamo fare? Nemmeno l'intrattenitore. Giusto il fornitore di catering per non doversi, per dover stare lì a pensare anche alla a cucina. Insomma, ragazzi, è questo. Ovviamente i bambini dovranno andare a scuola e tutto il resto. Però, ragazzi, ecco qua. Alle ore la festa la facciamo, ragazzi. Io immagino per le 4. Quando i bambini saranno usciti da scuola? Quindi la festa ormai è programmata, ragazzi. Sta arrivando, la festa di compleanno sta arrivando. Sembra quasi una minaccia, non è così, ragazzi. Non vedo l'ora, veramente vi giuro, io non vedo l'ora. Quindi, se tutti questi episodi, se questo episodio in particolare, comunque, se. Avete apprezzato il video? Vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione del video potete trovare, no vabbè questo no, tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando ragazzi andate, iscrivetevi nei loro canali perché ne vale sempre, sempre la pena, mettete mi piace ai loro video, attivate la campanellina, insomma cercate di sostenere come potete i vostri youtuber preferiti ragazzi perché è veramente, veramente importante fare um, farlo insomma già vi dico che utilizzerò i trucchi. Anzi, sai che ti dico, patato, non ti faccio um, neanche andare. neanche Ecco, neanche ti faccio fare questa cosa. Non ti faccio neanche praticamente andare a dormire, ragazzi. Perché sono le 6 del mattino. È inutile che lo manda a dormire. Poi si rovina il compleanno. Quindi lo renderò felice. Tanto questa non è una challenge, ragazzi, posso farlo. Ehm. Um, in modo tale, insomma, da. no? Da averli belli, belli svegli, ragazzi. Ecco, ripristina l'aspetto, patato. Però. Chi stai chiamando? Ah, sì, per ripristinare l'aspetto. Mamma mia, ragazzi, non ci ripensavo più. E quindi li pulisci. Quindi, sì, poi ora farò la stessa cosa anche con, con Tyrion. Però sì, insomma, stavo dicendo, sostenete i vostri youtuber preferiti ragazzi, mi raccomando è fondamentale avere sempre un vostro riscontro, iscrivetevi ai canali, eh, mettete mi piace ai video, io non so perché tu ancora sei qui ma va bene. È come non male, patato. Insomma, cercate veramente di sostenere i vostri youtuber preferiti come potete, ragazzi, perché è veramente importante avere il vostro supporto, veramente. Quindi io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Finalmente festeggeremo il compleanno dei gemelli sul Suit Simmers. E non.